Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. La sentenza del Consiglio di Stato smantella la validità delle concessioni balneari che dovranno andare a gara entro il 2023. Sulla vicenda è intervenuto l'onorevole in quota Lega Antonio Zennaro, il quale parla di un duro colpo per tante famiglie che in questi anni hanno investito moltissimo su questo tipo di lavoro. Vediamo. Una sentenza del Consiglio di Stato ha messo fine alla validità delle concessioni balneari che in questo modo dovranno andare a gara entro il 2023. Uno stravolgimento della volontà politica, lo ha definito l'onorevole Antonio Zennaro, che grazie all'attuazione delle proposte della Lega con il governo Conte aveva provveduto all'estensione fino al 2033. Con questa mossa il Consiglio di Stato metterà a rischio migliaia di posti di lavoro sul territorio abruzzese, dove nella maggior parte dei casi si tratta di piccole imprese a gestione familiare. In Abruzzo, si tratta di piccolissime attività, gestione familiare, ma anche tanti giovani che hanno preso magari questi stabilimenti e hanno fatto dei mutui, dei debiti, delle cambiali e quindi siamo molto preoccupati. Adesso lavoreremo sia a livello regionale, parlamentare, governativo, ma anche a livello europeo per intervenire. Zennaro prende poi in prestito esperienze di altri paesi europei, come ad esempio la Spagna, dove si è provveduto a rinnovare le concessioni anche fino a 70 anni. Una scelta molto probabilmente fuori da quello che è la realtà anche europea, perché in Spagna e in Portogallo hanno avuto dei rinnovi di quasi 70 anni, quindi siamo molto critici perché mette in difficoltà anche in Abruzzo migliaia di attività, migliaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà anche il turismo balneare in vista della prossima stagione estiva. Sì, perché ovviamente adesso bloccherà tutti gli investimenti che queste imprese del settore turistico non potevano fare e avevano anche pianificato. Ci sono persone che hanno preso dei mutui e quindi è un grosso problema. Bisogna che entro qualche mese, auspichiamo anche che il Presidente Draghi, ovviamente con la sua riconoscibilità a livello europeo, possa trovare un accordo, perché l'Abruzzo è gravemente colpito da questa sentenza. La Procura di Sulmona ha chiesto il rinvio a giudizio per i vertici di Strada dei Parchi in merito ai viadotti dell'A25 per la costola che ricalca nel territorio di competenza. Le ipotesi di reato iscritte dal capo della Procura Giuseppe Bellelli nel fascicolo sono inadempimento nei contratti di pubbliche forniture per i 16 viadotti del territorio, attentato alla sicurezza dei trasporti più altri reati minori. La richiesta è stata estesa per il consigliere di amministrazione della holding del gruppo Toto, Cesare Ramadori. All'epoca dei fatti, amministratore delegato di Strada dei Parchi, della quale oggi è presidente Igino Lai, responsabile di esercizio di Strada dei Parchi, e Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato della Humphrey Engineering, altra società del gruppo specializzata nella progettazione. Quella di Sulmona è la quarta procura abruzzese ad aver aperto un contenzioso con Strada dei Parchi dopo Pescara, Teramo e L'Aquila. Visita questa mattina a Pescara presso la casa circondariale San Donato del sottosegretario alla giustizia Macina, accompagnata dall'onorevole Daniela Torto. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dopo il lavoro portato avanti in questi mesi, dopo le tante sollecitazioni, le interrogazioni parlamentari e le lettere indirizzate al Ministero, l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel carcere di Pescara in compagnia del sottosegretario alla giustizia Anna Macina, che ha preso visione della situazione esistente all'interno del penitenziario. Era necessario che la sottosegretaria intervenisse e vedesse, prendesse contezza di questa situazione con i suoi occhi. Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati attenti a questo problema, soprattutto negli ultimi mesi, quelli di luglio e agosto dopo le evasioni. Era importante intervenire, soprattutto sulla struttura fatiscente che è visibile all'esterno così come all'interno dopo il sopralluogo fatto e sull'organico purtroppo che consta di personale non sufficiente a prestare il servizio necessario, quindi a tutela dei cittadini, del personale e anche dei detenuti stessi. Lo scopo della visita è stato proprio quello, vedere e rendermi conto personalmente della realtà che si vive anche nel carcere di Pescara, che
sicuramente ha, come dire, ha avuto degli episodi, tant'è vero che ci sono degli stanziamenti che sono stati fatti per il carcere, ci sono dei lavori di ristrutturazione che interessano il sistema di antiscavalcamento e l'allarme termico, ci sono delle opere che riguardano la portineria, insomma ci sono degli investimenti. C'è anche un reparto di telemedicina all'interno di questo istituto di pena che, insomma, va sicuramente implementato. Di contro ci sono per esempio delle attività trattamentali che in questo momento sono sospese, tipo il calzaturificio, che è una bellissima realtà che però in questo momento è ferma e che va in qualche maniera fatta ripartire. Oltre a questo ci sono sicuramente un dato da tenere in forte considerazione, che è il numero elevato di detenuti tossicodipendenti, perché sono 170 mi hanno detto, e che quindi in qualche maniera condiziona la realtà di questo istituto di pena, partendo dal presupposto che la tranquillità dei detenuti si riverbera oggettivamente sui lavoratori, gli agenti di polizia penitenziaria, che hanno e svolgono un compito fondamentale, tanto è vero che adesso, appena insomma, ci congediamo, li incontrerò per ascoltarli, proprio per ascoltare le loro osservazioni e la loro vita quotidiana all'interno di questo istituto. C'è anche una problematica di carenza di organico di agenti penitenziari? Sì, anche questo mi è stato sollevato come problema. La carenza di organico degli agenti di polizia penitenziaria non fa parte, questo per onestà ho necessità di ribadirlo, non fa parte delle mie deleghe, perché la mia delega attiene al trattamento dei detenuti, ovviamente però essendo qui oggi li incontro. È un discorso che riguarda gli istituti di pena in genere in Italia. Io però tengo a sottolineare un dato, che pochissimi giorni fa è stato bandito un nuovo concorso per agenti di polizia penitenziaria e che nella scorsa legge di bilancio, e questo è un dato da tenere presente, nella scorsa legge di bilancio è stato autorizzato anche un concorso straordinario per coprire nell'arco di 3-4 anni altri 2.000 posti di agenti di polizia penitenziaria, e quindi nei prossimi 2-3 anni questi concorsi verranno banditi oltre a quelli ordinari che servono per il turnover. Quindi questi sono tutti dati che noi oggi possiamo in qualche maniera commentare. Il Partito Democratico denuncia scarsa attenzione della Giunta regionale nei confronti dei pazienti diabetici abruzzesi, problemi nel distretto di Via Rieti. Ascoltiamo. Blasioli, lei imputa alla Regione, alla Giunta regionale in particolare, una scarsa attenzione, una scarsa sensibilità nei confronti dei diabetici della nostra Regione. Perché? Guardate, qui la situazione è già di grande, grande abbandono e rilassatezza nei confronti dei diabetici abruzzesi. Guardate, abbiamo da luglio del 2020 che continuano a dire che è pronto un progetto di DPC, cioè significa di e per contro, la distribuzione di tutti i presidi che servono per diabetici nei comuni, che invece i diabetici ogni 2 mesi si devono spostare presso le rispettive ASL e i distretti, percorrendo chilometri, spendendo soldi per avere i presidi che sono loro necessari. A maggio del 2021 abbiamo presentato una interpellanza e ci hanno detto la situazione è pronta per essere risolta, stiamo arrivando, e invece la situazione è sempre la stessa. A questo si aggiunge un peggioramento della situazione, perché a Pescara i diabetici, il centro di diabetologia è stato spostato dal 16 di settembre qui in via Rieti. E la situazione che abbiamo dimostrato oggi è una situazione paradossale, perché significa spostare qui 100 persone al giorno che vengono a fare la visita al quarto e al quinto piano, e però per alcuni di loro la situazione è inaccessibile. La carrozzina di Marco oggi ha dimostrato come, anche arrivando al piano rialzato, dopodiché la sua carrozzina non entra negli ascensori di questo distretto, e quindi al quarto e quinto piano lui ci deve andare spostandosi su un'altra carrozzina di peso. Due ulteriori considerazioni su questo. Il primo, ci sono le risorse del PNRR che riguardano la sanità del territorio, e questo è un esempio addirittura esemplare proprio per quanto riguarda la sanità territoriale, i servizi al cittadino e i servizi territoriali. Secondo, nella scorsa legislatura avevamo approvato il percorso diagnostico terapeutico per quanto riguarda questa patologia così importante e crescente come appunto il diabete, e da allora non è stato fatto nulla. Le programmazioni sono rimaste al palo, e questo purtroppo è un esempio di sanità interrotta, ovvero di una sanità che in ragione del Covid ha visto la interruzione di interi servizi per quanto riguarda altre migliaia e migliaia e migliaia di cittadini. Faremo battaglia sulle risorse del PNRR, faremo
faremo battaglia ovviamente perché il percorso diagnostico terapeutico per il diabete possa essere applicato esattamente come avevamo normato nella scorsa legislatura. Nella regione Abruzzo i carabinieri del NAS di Pescara hanno ispezionato 24 tra centri estetici e centri benessere e massaggi. Sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un totale di €2.440 per inadempienze nell'adozione di misure di contenimento per la diffusione del contagio da Covid-19 per irregolarità in materia di Green Pass in relazione alla normativa sul divieto di fumo. In provincia di Teramo sono stati segnalati 2 centri estetici, uno dei quali attrezzato per l'esecuzione dei tatuaggi. Risultati privi di autorizzazione. Sono in corso verifiche nei confronti di altri 2 centri benessere e massaggi orientali, uno in provincia di Pescara, l'altro nel Chietino, le cui condizioni igienico-sanitarie sono apparse carenti. Sono state elevate numero 5 sanzioni amministrative pari a €600 nei confronti di dipendenti risultati privi di certificazione verde Covid. Nei confronti dei rispettivi datori di lavoro sono state elevate sanzioni amministrative da €400 per omesso controllo. L'attenzione dei NAS ha riguardato la regolarità dei titoli abilitati degli estetisti, le condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali, la provenienza dei prodotti cosmetici e la tipologia di trattamenti, benessere e massaggi effettuati. Cambiamo argomento. Il Ministero delle Infrastrutture ha destinato alla provincia di Teramo oltre €9 milioni per il miglioramento della rete stradale delle aree interne. Gli interventi saranno spalmati su 6 anni fino al 2026 e riguarderanno le zone Alto Aterno, Gran Sasso Laga e Valfino Vestina. È davvero un'ottima notizia, commenta il presidente Diego Di Bonaventura. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Oltre €9 milioni per il miglioramento della rete stradale sono stati destinati alla provincia di Teramo per la sistemazione della viabilità delle aree interne, così come individuate dall'Agenzia per la coesione territoriale. Teramo sarà soggetto attuatore della manutenzione delle zone dell'Alto Aterno, Gran Sasso Laga e Valfino Vestina, essendo la provincia con più comuni ricompresi nei territori individuati. Le risorse saranno così suddivise: 5.516.000 per l'area Gran Sasso Laga e Alto Aterno e €4.175.000 per quella Valfino Vestina. Il finanziamento, un fondo complementare PNRR del Ministero delle Infrastrutture, dovrà essere utilizzato non per fare una semplice manutenzione straordinaria, ma per migliorare l'accessibilità delle aree interne. Riguarderà strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste rappresentino l'unica via di comunicazione tra i comuni appartenenti all'area individuata. La programmazione degli interventi sarà spalmata su 6 anni fino al 2026, dopo essere stata discussa e approvata in assemblea dei sindaci. Il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha già convocato un primo incontro. I tempi sono stretti, il piano va approvato entro il 31 dicembre. È una battaglia vinta dalle province, è il commento di Di Bonaventura. All'inizio il governo non voleva utilizzare i fondi straordinari per le strade. Bene abbiamo fatto ad insistere, dimostrando che lo stato delle reti stradali, soprattutto quelle delle aree interne, rappresenta, dopo 10 anni di risorse insufficienti e intermittenti, una vera emergenza. Una strategia finalmente decisa dal governo per arrivare ai territori più fragili, quelli distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell'intera superficie del territorio nazionale, con il 52% dei comuni e il 22% della popolazione. Quell'Italia più vera e più autentica. Augusto De Sanctis ha inviato una diffida al Comune di Pescara sui lavori di via Marconi, imputando la mancanza della via la valutazione di impatto ambientale. Restano poi dubbi sul passaggio delle biciclette sulla strada. Vediamo. De Sanctis, lei come semplice cittadino residente di Viale Marconi a Pescara ha inviato proprio nelle ultime ore una diffida al Comune di Pescara su questi lavori, lamentando la mancanza della valutazione di impatto ambientale. Sì, è una procedura obbligatoria che prevede l'invio alla Regione Abruzzo dei documenti anche per la partecipazione e trasparenza dei cittadini, e così non si vedono arrivare insomma, sulla testa un progetto già confezionato che manca, e io qui parlo anche da ciclista appassionato e da pedone, manca addirittura della ciclabile nel 2021, cioè la mobilità con le biciclette e quella a piedi, qui si restringono anche i marciapiedi,
piedi deve essere privilegiata e non disincentivata, praticamente rendendo via Marconi di fatto o inutilizzabile da tanti cittadini con la bicicletta o addirittura pericolosa, perché le corsie saranno molto strette e quindi c'è una promiscuità fra auto e biciclette, quindi che saranno sfiorate in continuazione dalle auto, e non voglio immaginare quando devono passare c'è un camion o un furgone. È una norma ormai del secolo scorso, 1998, che dice che in occasione di lavori straordinari bisogna realizzare itinerari ciclabili, certo tenendo in considerazione una serie di parametri, ma qui è più che auspicabile un'iniziativa di questo tipo, perché su via Marconi biciclette ne passano, ovviamente ne passano, e adeguare questa via in qualche modo in termini di sicurezza per i ciclisti sarebbe stato effettivamente interessante e utile. Adesso su via Marconi con la nuova progettazione, due corsie autobus, due corsie auto, non è che le biciclette non passeranno più, passeranno ancora, ecco, sarebbe auspicabile trovare delle misure che consentissero ai ciclisti di passare in sicurezza. Sarà difficile perché gli spazi ormai sono diventati molto stretti, però è un auspicio che noi continuiamo comunque ad avere. La sala regia della scuola per il controllo del territorio della Polizia di Stato intitola la memoria dell'agente Emanuela Loi, vittima della strage di Via D'Amelio a Palermo nel 1992. Una sala ha il servizio. Questa mattina presso la scuola della Polizia di Stato per il controllo del territorio di Pescara, alla presenza delle massime autorità cittadine, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sala regia dedicata all'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, medaglia d'oro al valor civile. L'agente della Polizia Emanuela Loi, in servizio di scorta del giudice Borsellino, rimase vittima con il magistrato ed i colleghi nell'attentato di Via D'Amelio che il 19 luglio del 1992 insanguinò Palermo e segnò per sempre il paese. È una giornata storica perché la scuola del controllo del territorio si evolve con questa nuova sala di regia verso il futuro, ma non c'è futuro senza memoria, e la memoria viene da questi eroi che hanno dato l'esempio ormai 30 anni fa, perdendo la vita come Emanuela, che ha solo 24 anni, senza aver deciso da ragazzina di fare il poliziotto perché voleva fare l'insegnante, però poi si è appassionata a questo lavoro e ha dato la propria vita per questa amministrazione. Quindi il futuro si persegue con delle radici solide, guardando al passato e guardando ai nostri eroi. Una intitolazione importante in una scuola, la scuola di controllo del territorio di Pescara, che è una delle eccellenze della Polizia di Stato, non solo nella nostra regione ovviamente. No, questa è la scuola controllo del territorio che istruisce tutti i poliziotti delle volanti di tutta Italia, quindi da tutta Italia, isole comprese, vengono qui a Pescara a formarsi, quindi è una struttura d'eccellenza, una struttura unica sul territorio nazionale che ha questo compito. La presentazione della stagione di prosa del Teatro dei Marsi è stata anche l'occasione per illustrare la collaborazione con il Parioli di Roma, nell'ambito della quale il 28 novembre andrà in scena ad Avezzano lo spettacolo Manola. Vediamo. Avezzano ospiterà la prima di Manola, spettacolo firmato da Mazzantini, che vede protagoniste due attrici d'eccezione, Nancy Brilli e Chiara Noschese. Se devo dire la verità, è la prima volta che vengo ad Avezzano e quindi la conoscerò molto volentieri, ma avremo due settimane di allestimento per cui ci sarà tempo di fare turismo e altro. E portiamo appunto Manola, che è uno spettacolo scritto da Margaret Mazzantini, che ha fatto un adattamento per noi, la regia è di Leo Muscato ed è veramente un bello spettacolo, intelligente, divertentissimo. La sensazione, la parola ripartenza è stata quasi una chimera per due anni, noi siamo qui pronte per partire da un bel po', quindi siamo piene di entusiasmo, il fatto di essere venute qui oggi da Avezzano è stato un po' come vedere un highlight di quello che sarà il nostro prossimo futuro, quindi diciamo la verità, non vediamo l'ora di ricominciare e credo che con noi anche il pubblico, perché Manola è una piccola bomba a orologeria, piena di risate e di divertimento, quindi in bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo al Teatro Parioli, al Teatro dei Marsi e a noi due. Abbiamo la novità assoluta della produzione nazionale, il Teatro Parioli di Roma ha deciso di investire sul Teatro dei Marsi, un teatro considerato innovativo, all'avanguardia, un teatro dove si possono fare produzioni nazionali e quindi sperimentare anche le prime nazionali. Avremo tre prime nazionali al Teatro dei Marsi, non era mai accaduto, con una stagione che
a livello di nomi e di spettacoli può essere davvero un vanto per la nostra città. E il primo esempio sarà lo spettacolo Manola di Margaret Mazzandini con la regia di Leo Muscato con Nancy Brilli e Chiara Noschese, che verrà dal 28 di novembre, proverà qui ad Avezzano. Ci sarà Nancy Brilli, appunto, Chiara Noschese, Dina Sastri, Ale Franz, Vincenzo Salemme, che tantissimo tempo che mancava dall'Abruzzo, ci sarà Massimiliano Gallo, ci sarà Stefania Rocca, Stefano Fresi, insomma una stagione di stelle con grandi registi, Leo Muscato, Alessandro Gassman, insomma diciamo crediamo di aver fatto un buon lavoro, speriamo che i cittadini apprezzino. Siamo alla pagina dello sport. Nel pomeriggio il Pescara sosterrà la seduta di rifinitura allo stadio Adriatico Cornacchia, dove domani ospiterà il Teramo. Il tecnico Auteri dovrebbe confermare il 4-3-3 e quasi per intero l'intelaiatura della squadra vista a Cesena. Lotta per un posto da titolare l'attaccante Michael De Marchi, che ascoltiamo. Michael De Marchi, cosa succede all'attacco del Pescara? Ma dai, siamo in una fase un attimo calante davanti, ma non mi preoccuperei più di tanto per l'attacco. Penso di guardare il bicchiere mezzo pieno, che stiamo subendo molto meno. I gol fatti ci sono e li ritroveremo presto, sono convinto di questo. State subendo di meno, state segnando di meno, però i risultati non sono entusiasmanti per questa squadra che sta rendendo al di sotto delle aspettative. Secondo te perché? Perché è un campionato difficile, abbiamo subito un attimo questo periodo no, e ora tutti insieme con grande entusiasmo dobbiamo cercare di venirne fuori al più presto, perché come dici tu questa piazza merita molto di più. De Marchi però quasi un titolare fisso del Pescara, Auteri ti ha dato sempre molta fiducia sin dall'inizio della stagione. Sì, beh, posso solo ringraziare la società e mister per questa fiducia, e il mio compito è quella con umiltà di cercare di ripagargliela il più possibile, ecco, in campo. Il tuo posto è da attaccante centrale, però qualche volta hai giocato anche sulla fascia. Sì, ho sempre fatto l'attaccante centrale e quest'anno insomma l'allenatore mi vede bene lì, e quindi mi sta usando anche sulle vie esterne, e io sono disponibile a questo, a cercare di rendere il massimo che posso in questa posizione. De Marchi e Ferrari possono giocare insieme? Sì, è una scelta dell'allenatore, però perché no, l'abbiamo fatto già, anche credo abbastanza bene, e perché no, dai. C'è questa gara sabato con il Teramo, un appuntamento da non fallire. Assolutamente, stiamo lavorando bene in settimana, abbiamo archiviato la sconfitta di Cesena, arriviamo da un'altra sconfitta sempre con loro a Teramo, quindi possiamo solo che rifarci contro di loro. I tifosi si aspettano ora però una lunga serie di risultati positivi da qui al termine del giorno di andata. I tifosi ci stanno tenendo tanto, ci tengono tanto, sentono tanto la... Dopo Cesena erano un po' arrabbiati. Molto, senza un po', ti dico, è comprensibile, sono come dicevo attaccati molto a questa piazza e noi dobbiamo fare di tutto per onorarla, perché se lo meritano. Seduta di rifinitura in tarda mattinata per il Teramo in vista del derby di domani all'Adriatico, due principali ballottaggi, uno in porta con il neo arrivato Perucchini che contende la maglia d'Agostino, l'altro in difesa dove Rillo è insidiato da un adattato lombardo, in questo secondo caso Azio Osmanovic agirebbe a sinistra, convocazione per il difensore Pinto che dunque è stato tesserato, posto sicuro a centrocampo per Viero che dopo aver segnato il gol decisivo nel derby di Coppa spera di ripetersi anche in campionato, vediamo. Questo mio percorso di crescita, penso che da inizio anno qualcosa sia cambiato, il mister mi ha aiutato tanto, anche appunto a arrivare a ottimi risultati in fase realizzativa, e quindi devo continuare a lavorare, a credere in quello che sto facendo, così potrò ottenere sempre più risultati. Con base a quel fatto che ho trovato un allenatore che ha creduto in me e che mi mette nelle condizioni di esprimere tutto il mio valore, che purtroppo ho incontrato il terzo anno che ero qui, e se fosse arrivato prima probabilmente sarei cresciuto in meno tempo, però non c'è da pensare al passato, ora è qua e mi sta aiutando, e quindi io continuerò a crescere. È vero che anche nel percorso dei miei giovanili io sono sempre arrivato un po' dopo, tant'è che ho avuto anche periodi dove anche nelle giovanili ho fatto fatica a giocare perché ero indietro con lo sviluppo fisico, però
io ho sempre avuto pazienza nelle mie cose, perché sono convinto che poi se uno le cose se le merita e lavora tutti i giorni per ottenere risultati, le cose arrivano. Avete, tra virgolette, timore di una reazione di un Pescara che è comunque in difficoltà e che forse vede anche Uteri giocarsi un po' la panchina sabato prossimo? No, non penso che sia una cosa che debba metterci timore, perché sappiamo che loro sono in un momento come abbiamo passato anche noi, ma noi abbiamo ancora la rabbia di quello che abbiamo passato a Montevarchi, di quel ritorno in Pullman dopo quella partita allucinante, e quindi non c'è passata la rabbia dopo due vittorie, è una cosa che ci deve rimanere dentro e ci deve continuare a dare la forza di affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato le ultime due. Il titolo consecutivo lo sogni già per sabato? Sì, un sogno tutte le domeniche, però ovvio, se arriva sarei contentissimo, però prima penso a fare una buona prestazione e spero che la faccia anche la squadra, quindi dopo arriva il pensiero del gol. Ora il volley. In A2 la Sie Cortona ospiterà il Siena domenica alle 18, in A3 l'Abba Pineto è atteso dall'anticipo domani alle 20:30 in quel di Savigliano. In A2 femminile l'Altino giocherà domenica 15 a Olbia. In B1 scontro salvezza domani per la Teatina Chieti a San Benedetto del Tronto. In B maschile pure domani trasferta a San Marino per l'Alba Adriatica, mentre alle 18 il Paglieta riceve il Pomigliano. In B2 femminile Grand Derby domani alle 17 al Palorfento tra le pescaresi del Gada Pescara 3 e la D'Annunziana. Alle 18 la Ceteas Montesilvano al Palaroma se la vedrà col Pagliare, alle 21 il Teramo sarà di scena Potenza Picena. E questo era il nostro ultimo servizio, tutti quelli che avete visto li potete trovare sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossima edizione alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.